Lei oggi, Presidente, si sente nelle condizioni di governare bene? Credo che nessuno possa governare meglio di me. Comunque, preghiamo di fare domande sulla Fondazione Zeffirelli. Lei sa che oggi sono entrato in Parlamento e la sinistra, anche la sinistra, voleva venire al Bunga Bunga. In coro hanno tutti citato il Bunga Bunga, che poi sa cosa vuol dire. Andiamo a divertirci, andiamo a ballare, andiamo a bere qualcosa. Quindi anche la sinistra è stata conquistata a questa mia visione della vita, che non è tanto lavoro, ma che... Due giorni fa il Berlusconi statista che parlava di Libia attento a non sbagliare, oggi la burla, lo scherzo. Le fa lui le battute sul terremoto Ruby come a voler dire non ho paura, l'allarme è passato. Quasi gli stritola il braccio il sottosegretario, invita tutti a tenersi al tema, l'omaggio a Zeffirelli con l'annuncio di una fondazione. Il cronista dell'Unità si scontra con la Polverini perché vuole sapere dei soldi, delle gare d'appalto. Lui interviene ancora e dice ecco perché votano me. E poi? E il sito archeologico sarà certamente visitato da più persone rispetto ai lettori dell'Unità. Neanche con Sky si arrabbia, del resto l'ho appena detto, io sono il migliore. Ed ecco la risposta al giornalista che gli consegna l'invito ufficiale al finora negato confronto con Bersani. Io sono un dittatore, no? Quando il generale Franco riceveva delle cose del genere, diceva bene, grazie, e poi faceva al fuego, al fuego.